RGU, RGU, RGU. RGU, dentro la notizia. È da poche ore in libreria L'amore a due passi, l'ultimo libro di Catena Fiorello, uscito appunto il 4 maggio. Già qualcuno è corso per l'acquisto, perché insomma c'era grande attesa. Noi quest'oggi abbiamo il piacere di averla con noi telefonicamente, allora la salutiamo subito. Ciao Catena, buonasera. Buonasera, è davvero una bellissima introduzione, eh? Grazie. È il minimo, insomma, è il minimo. Mi hai presentato come se fossi veramente la regina delle vendite. È così, grazie. È così. Non ho nemmeno fatto un po' di background, perché insomma oramai si sanno molte cose, quindi insomma è inutile andare a fondo, secondo me, insomma, anche visti i tuoi ultimi libri, quindi senza ombra di dubbio, anche perché lo sai bene, perché insomma hai avuto il polso della situazione poche settimane fa qua in Umbria. C'è chi ti conosce molto bene. Devo dire che allora io e l'Umbria, com'è, è una lunga storia d'amore. Perché sì, davvero, perché l'Umbria mi ha sempre dato davvero un affetto straordinario, tant'è che giorno era, più o meno il 23 aprile, credo. E quando sono venuta lì io sono rimasta senza fiato, perché veramente, cioè, ci siamo ritrovati, c'eri anche tu peraltro. Un pomeriggio che doveva essere soltanto così, un incontro per chiacchierare dei miei libri, delle cose che io scrivo, insomma, un po' anche un confronto con lettori e anche non lettori, perché c'era anche gente che magari non ha letto mai un mio libro. Ecco, si è rivelato invece qualcosa di straordinario, perché alla fine veramente mi dicono quelli che insomma vivono lì, o degli amici che vivono lì: Catena, non hai idea, hai lasciato un bellissimo ricordo a Sassoligno, si parla di te. Sai, questa è una cosa bellissima, perché io ho avuto sempre questo rapporto molto stretto con l'Umbria, e non c'entra il fatto che comunque, sai, la moglie di mio fratello Beppe è umbra, no? Sì, è vero. Di Castelritaldi, quindi insomma in qualche maniera abbiamo anche un grado di parentela, ma non c'entra niente, perché questo legame è cominciato già da prima. E devo dire, per me è una gioia immensa quando io vengo. Sai, ci sono dei posti che quando tu arrivi, no? Sì. Ti dice proprio, ti si apre il cuore. Ecco, io ho quella sensazione quando vengo in Umbria. Hai parlato... Perché hanno una qualità... Sì. No, in particolare, volevo dire, hanno una qualità. Sì. In assoluto e primaria su tutte. La semplicità. E questa è una cosa che a me piace da morire, perché è la cosa più bella che possono avere gli esseri umani. Eh sì, assolutamente. Hai parlato di lunga storia d'amore con l'Umbria, ma anche nel tuo ultimo libro si parla di una storia d'amore che non è lunghissima, diciamo così, perché arriva, diciamo così, al termine di un percorso, di una vita, no? Di due è persone. Vero. Al termine non possiamo saperlo, esatto. La vita spariglia le carte, quindi ecco. Non possiamo sapere se poi in effetti per quello che accade, sì, perché sicuramente queste due persone insomma avranno un lungo percorso insieme, perché si amano. Sì. E quando ci si ama si spera sempre che questo percorso sia il più lungo possibile, no? Nessuno vuole dire quanto, nessuno vuole avere la pretesa di dire staremo insieme tutta la vita, però sicuramente un percorso lunghissimo. È una storia d'amore improbabile invece, perché praticamente sono due vicini di casa che non si sono mai, voglio dire, se non buongiorno e buonasera, e non si sono mai, voglio dire, avvicinati più di tanto. E invece succede che in quest'estate del 2010, per fortuna a un allarme che suona in piena notte ad agosto, questi due si avvicineranno e da lì scatta qualcosa di importante. E io volevo raccontare questo, che non è mai troppo tardi per dire, no, basta... Non ci credo più, ecco, l'amore per me è tanto ormai, figurati, ormai l'amore
si fa beffe di noi, si ci prende in giro. E allora proprio quando tu non ci credi, l'amore dice, ah no, vabbè, ti faccio vedere io. E succede questo ai protagonisti, a Orlando e Marilena. Come succede si, proprio questo. Come si dice in questi casi, può sembrare una banalità, ma insomma l'amore non ha età sotto tutti i punti di vista, no? Nel senso, come dice, sembra una frase così banale, ma è una frase così vera invece. E soprattutto così reale, perché sì. Chi può dire veramente che cosa ci accade domani? Invece io vedo, sai, molte persone, forse perché stanche di fallire, lo scrivo anche nel romanzo, no? Dico, molti dicono proprio questa frase, perché stanchi di fallire, stanchi di investire nei rapporti amorosi e poi ritrovarsi sempre, come dire, a prendere queste fregature. E invece sapete che c'è? Che forse le storie più belle nascono nel momento in cui non abbiamo barriere, in cui non stiamo pensando a come fare, adesso faccio così, dico così, no, 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 l'amore non vuole tutte queste, l'amore è semplice, ci sono due persone che si avvicinano, si piacciono e poi l'amore fa tutto questo. Invece noi tendiamo sempre a complicarci la vita e questo è così, perché sì. È vero. Tendiamo a complicarci la vita, a dire ma aspetta però se poi io dico così allora lui dice questo, allora no, meglio così. No, non c'è come dire, modo più sbagliato per approcciarsi in una relazione. Io ho imparato forse anche con l'età, crescendo, diventando più adulta, che più ci avviciniamo alla mentalità dei bambini, più ci avviciniamo alla loro semplicità e più abbiamo opportunità di non rimanere delusi. È così, è proprio così. Nella presentazione di questo libro, insomma, leggiamo che il tuo racconto assomiglia ad una pizzica. Qual è il tuo rapporto con il Salento? Tu da siciliana doc, siciliana verace, insomma, che rapporto hai con il Salento e con un'altra parte del sud? Beh, intanto diciamo che poi alla fine Magna Grecia era grande, no? Magna Grecia, infatti. Beh, e quindi, e tra l'altro, in Salento c'è proprio una zona che si chiama Grecia Salentina, dove tuttora si parla il greco, e che è una forma di greco, diciamo, arcaico, misto, dialettale. Ecco, il Salento assomiglia così tanto alla Sicilia. Io ci vivo gran parte dell'anno nella città di Lecce e quindi ho avuto modo di conoscerla bene e di innamorarmi di questa bellissima città, perché è stupenda. Ha un barocco molto simile al nostro, ha un modo di fare. Per esempio anche lì è chiamata controra, no? È quell'ora del pomeriggio d'estate quando si sentono le cicale e tutti vanno a dormire e nessuno, non vedi per strada nessuno, no? È una cosa che accade molto in Sicilia, tantissimo. Ecco, mi ha ricordato moltissimo la mia terra in questo caso. Allora io dico che non c'è nessuna differenza. Ogni tanto qualcuno mi dice, ma come, tu sei siciliana e hai scritto un libro ambientato in Salento? Beh, innanzitutto dico che noi non apparteniamo a nessun posto, noi siamo del mondo. E io sono siciliana, ce l'ho nel sangue, ho ambientato tutti i miei libri in Sicilia, ma non vuol dire niente. Se uno vive in questo mondo, se uno ha come dire, la facoltà del racconto, se ama raccontare, le storie degli umani mica sono ambientate solo in Sicilia, sono ambientate dappertutto. Non è detto che il prossimo libro non sia ambientato proprio in Umbria. Chi l'ha detto? E questa quindi potrebbe essere una bella anticipazione. Beh, assolutamente l'Umbria, voglio dire, è un posto, intanto è, secondo il mio modestissimo, ma proprio umile, modestissimo parere, è la regione più mistica d'Italia. E in assoluto l'Umbria è la regione della spiritualità, ma non soltanto per San Francesco, perché, come ben sai, ci sono tanti altri posti, che non so, Sant'Antonio da Padova, sì. Però poche regioni come l'Umbria riescono a farti sentire, anche quando sei in strada, guardate, è una cosa incredibile, quando cammino nelle strade dell'Umbria, la stessa Foligno, per dirvi, dopo la presentazione quella sera siamo andate a fare un giro, un po' di persone, così per la città,
E mentre sì, giravamo di notte, così a guardare, lì c'è anche un albergo che si chiama Italia. Eh sì. E in quell'albergo c'è tutta una storia bellissima di una, diciamo, eroina importante. Ricordo il suo nome adesso, ma non ricordo il cognome. Colomba Antonietti, vero? Sì. Esatto. Una eroina che potrebbe essere tranquillamente anche presa ad esempio dalle ragazze di oggi, perché è morta per un ideale, ma è morta anche con una passione nel corpo, quello che manca ai giovani, per esempio. Allora quella sera, sapete, parlando appunto di Colomba, la proprietaria di questo albergo Italia ci raccontava tutto la storia di quel palazzo, perché lì praticamente c'era un forno in questo albergo una volta, e in questo forno che era poi del papà di Colomba, e quindi è nata tutta questa storia. Praticamente, credetemi, ci siamo ritrovati come dire, in un'atmosfera che puoi creare solo in Umbria. Come fai a crearla da altre parti? Adesso non è perché stavo intervistando, quindi io devo dire, no, cioè la storia proprio mi ha lasciato senza fiato, e quindi insomma, in un'eroina del Risorgimento, quell'atmosfera particolare, una patriota la definirei, no? Perché è stata una patriota. Sì. Ecco, tutto questo, quella sera a Foligno era qualcosa di incantevole. E ancora ricordo proprio quella passeggiata meravigliosa, e io dico, ecco, Foligno, tu magari non ti viene, se vieni a Roma, cioè, vabbè, andiamo a fare un weekend, andiamo a visitare Foligno. E io ce lo consiglio vivamente, perché è una cittadina che ha tantissime bellezze, ma proprio tantissime. Sono rimasta, beh, c'è quella piazza, guardate, vedete dove c'è il comune. E veramente rimani senza fiato, quanto è bello quel palazzo con quella bellissima facciata, è colore amaranto più o meno, vero? Sì, rosso. Così, non è neanche rosso, è un arancio cupo, è spettacolare, devo dire spettacolare quella facciata. Quindi ecco, sì, c'è un rapporto molto stretto con l'Umbria, e ritengo, e lo confermo ancora una volta, l'Umbria è la regione in assoluto più spirituale d'Italia, a mio parere. Tornando invece al libro, un po' è anticipato quella che è la trama, e è per questo che ti chiedo, insomma, ma potrebbe essere un film? Ci hai mai pensato? Ma guarda, la mia editor proprio della Giunti mi ha detto che quando ha letto il romanzo ha avuto un'impressione. Ha detto, ma hai scritto... D'altronde è qualcosa che mi fanno notare sempre tutti, ovvero che io scriverei, così dicono, quindi metto il dubitativo, scriverei per immagini, cioè racconto delle storie che sono facilmente adattabili, quindi credo però che in particolare questo libro forse in effetti è proprio veramente facilmente adattabile a essere un film. Qualche volta, ecco, ti dirò di più, qualche volta, mentre scrivevo, avevo in mente proprio i due attori che potevano interpretare questa storia. Quindi se andava anche oltre la trama, già hai anche, insomma, impersonificato a questo punto. Perché immaginavo Giancarlo Giannini e Lina Sastri. Ah. Sì. Immaginavo loro due, perché sarebbero perfetti per interpretarla, con i figli, con i relativi figli, quindi che ne so, ci sarebbe bello un bel Alessandro Gassman come figlio di Marilena, lo stesso figlio reale nella vita di Giancarlo Giannini, per esempio, perfetto come figlio di Giancarlo Giannini, attore nel film. Mm-hmm. Sì, se ne potrebbe trarre una bellissima storia, perché immaginate, cosa c'è di più romantico? Storia d'amore tra due vicini di casa, in un'estate infuocata sono partiti tutti, il palazzo è vuoto, queste due persone che non si sono mai avvicinate prima, piano piano si annusano, piano piano si conoscono, fino a che addirittura non decidono, per una serie di motivi che non sto a raccontarvi altrimenti si perde la bellezza del romanzo, si ritrovano a partire insieme per il Salento.
e qui vivranno la settimana più bella, entusiasmante, romantica della loro vita. Tutto questo per dire alla fine che cosa? Che non dobbiamo mai, mai cedere allo sconforto e dire ma sì, tanto l'amore ha smesso di bussare alla mia porta, perché non è così. Perché quando meno te lo aspetti, l'amore decide di farti una bella sorpresa e dice ma mo ci penso io a farti cambiare idea. E succede questo. Volevo raccontare proprio questo. E la cornice del Salento mi sembrava la più adatta. La più adatta. C'è una dedica speciale in questo libro? O meglio, sì, è l'unica dedica e è sicuramente speciale, sì, perché è a tua mamma. Sì. Mia mamma, che sembra una persona così lontana dai due protagonisti, perché in effetti i protagonisti si danno ritrovarlo l'amore anche dopo aver avuto matrimoni, essere rimasti vedovi, avere figli grandi, che poi tra l'altro, pensate, dentro questa storia ci sono un sacco di altre storie d'amore, cioè la storia principale è la storia di Orlando e Marilena, perché sono loro che alla fine faranno innamorare tutti gli altri. Ma poi ci sono storie d'amore bellissime tra questa Annalisa 25enne con questo ragazzo che la tradisce continuamente, non ci crede, insomma i figli stessi che hanno dei matrimoni, uno un matrimonio infelice, il figlio di lui, la figlia di lei è in crisi, non sa cosa fare, cioè, e alla fine quasi tutti diretti tra virgolette dalla storia d'amore principale, che è quella di Orlando e Marilena, daranno una raddrizzata alle loro vite, perché ci vuole coraggio anche per questo, eh? Eh sì, assolutamente, assolutamente. Ci vuole coraggio anche per fare delle scelte, per prendere delle decisioni. Eh sì, 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 sì. Soprattutto sotto tanti punti di vista, ma in questo, insomma, specialmente a volte non è facile, senza un No, 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 ma non è facile affatto, ci vuole un coraggio da leone, sì, per dire ok, chiudo, oppure ok, mi rimesso in discussione, vado. Ci vuole coraggio. Però alla fine quando quel coraggio lo trovi e poi spunta il sole perché hai avuto questo coraggio e le cose vanno bene, sei felice e dici meno male che l'ho fatto, meno male che l'ho fatto, no? Eh sì, assolutamente. Qualunque sia l'età, qualunque sia l'età. Prossimi appuntamenti in Umbria, so che a breve sarai dalle nostre parti, in conclusione diciamo insomma ecco il tuo prossimo appuntamento meglio in Umbria. Allora il prossimo appuntamento in Umbria è il 10 aprile alle ore 17 e sarò a Perugia, e già questo insomma è una cosa che mi rincuora moltissimo perché diciamo che tra l'altro è un bellissimo appuntamento perché le donne della ITA, che poi sono le donne che diciamo sono le dirigenti d'azienda, le manager, quindi le così insomma le donne impegnate ecco nel lavoro, e faranno questa presentazione presso la Fondazione Marini Clarelli Santi, che pare essere un luogo bellissimo a Perugia in via dei Priori. E quindi insomma hanno organizzato questa presentazione, io invito tutti quelli che ascoltano questo messaggio vocale, perché non mi vedete, quindi non, però vi dico, se avete piacere, se volete sentire la storia di questo amore tra Orlando e Marilena, se in qualche maniera avete piacere anche di incontrarmi, di scambiare quattro chiacchiere, io dico sempre che le presentazioni non sono assolutamente cioè non è obbligatorio andare e si deve comprare un libro, io sono contraria a questo, io dico sempre andate, ascoltate, vi fate un'idea della storia, poi se vi interessa potete comprare il libro alla presentazione, lo potete comprare un altro giorno, non lo comprate affatto perché non vi interessa, però venite ad ascoltare, è un'occasione per stare insieme, quindi ripeto, martedì 10 maggio alle 17, L'amore a due passi con Catena Fiorello, vi aspettiamo, la foto è conosciutissima per lui, Marini Clarelli, e vi aspettiamo in via dei Priori. E per chi intanto Perugia.
Esatto, Perugia. E per chi intanto volesse farsi un'idea, insomma, già è in libreria l'ultimo romanzo di Catena Fiorello, L'amore a due passi. Catena, non resta che, insomma, ringraziarti e farti un grandissimo in bocca al lupo, perché, come grazie, detto, insomma, da poche ore sei, tra virgolette, di nuovo in libreria, quindi, insomma. Esatto, proprio da oggi, pensa, e oggi anche San Francesco di Paola. Sì. E voi siete molto legati, quindi... San Francesco di Paola, a Paola in provincia di Cosenza, oggi si festeggia San Francesco per le strade, quindi per me è già nato sotto un auspicio felice, perché insomma se nasci e giri e c'hai la compagnia dello spirito di San Francesco, il libro è già stato benedetto, il libro è già stato benedetto. Grazie, grazie ancora e buona grazie serata. Grazie a voi, ciao 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 ciao. RGU, dentro la notizia. RGU, Radio Gente Umbra. Radio Gente Umbra. Tutta un'altra radio.